Bentornati a CrossFit Lambrate, sono sempre Luigi. 13 giugno, abbiamo un bel lavoro di pesistica oggi, c'è da trovare una ripetizione pesante di power clean. Attenzione, non è un massimale, quindi dobbiamo essere bravi nel fare il gesto, il peso deve essere pesante, ma non dobbiamo arrivare assolutamente a cedimento tecnico. Per scaldare questo movimento, poi abbiamo un bel conditioning articolato, lo vediamo poi in dettaglio dopo. Per scaldare bene il power clean, ovviamente c'è prima una parte di riscaldamento generale che farei fare comunque. A me piace molto fare un lavoretto sullo shuttle run con dei kettlebell swing alla fine di sessioni piccole, 10-20 metri di corsa con 12-15 Russian swing con la palla mano a mano pesante, in modo tale che cominciamo a scaldare anche tutta la catena posteriore, insomma tutto quello che ci serve per fare per bene il power clean. Poi scendiamo magari più sul dettaglio, quindi rivediamo il movimento con il PVC dando un'attenzione particolare alla triple estensione di anche ginocchio e caviglia. Attenzione bene allo shrug delle spalle e soprattutto la velocità dei gomiti nell'affrontare la posizione di rack quando il bilanciere è a terra sulle spalle. Anche qui lavoriamo prima con carichi molto leggeri, quindi partiremo magari a fare un ripasso con il bilanciere scarico. Piano piano cominciamo poi a avvicinarci a dei carichi che si facciano sentire, diciamo così, fino a che poi non diamo più o meno un 15-20 minuti per appunto arrivare a questa ripetizione pesante, stando sempre molto attenti all'esecuzione del gesto, che deve essere appunto il più corretta possibile. Fatto questo, c'è da fare un bel conditioning a intervalli nel quale andiamo a alternare tre movimenti da eseguirsi in 4 minuti con un riposo altrettanto lungo di 4 minuti su tre stazioni differenti. I movimenti da fare sono la corsa, i burpees guardando la sbarra e poi il power clean che abbiamo appena visto. A questo punto la corsa l'abbiamo già vista nella parte iniziale del riscaldamento, magari facciamo fare ancora un piccolo richiamo a tutti i ragazzi con delle ripetizioni, magari ancora bilanciere vuoto e con dei burpee un pochino più tranquilli, magari cominciando con uno step up, step down, e mano a mano aumentando l'intensità. Dopodiché cerchiamo di far avvicinare i ragazzi a quello che sarà il loro peso nel corso del workout. I suggerimenti in questo caso per quello che riguarda il bilanciere sono interessanti, perché abbiamo un carico crescente mano a mano che il numero dei bar facing burpees diminuisce. Vediamo quindi come è fatto il singolo intervallo. 4 minuti AMRAP, 400 metri di corsa, mi aspetto che sia una corsa fatta abbastanza rapidamente, ma non troppo, perché altrimenti poi non abbiamo le gambe per fare il resto. 15 bar facing burpees, e qui dobbiamo essere bravi ed efficienti nel movimento e nella transizione da un lato all'altro. Dopodiché, quanti più power clean possiamo, e nel primo intervallo l'RX prevede 70 kg per i maschi, 50 per le ragazze, scendiamo poi a 60 kg, 40 kg per gli intermedi, e poi 40 kg, 30 kg, decisamente più credibile invece per i newbie. Riposiamo 4 minuti, riprendiamo a fare un'altra volta un altro piccolo AMRAP per 4 minuti, stessa sequenza di movimenti, ma stavolta sui burpees abbiamo 5 ripetizioni in meno, andiamo quindi a farne soltanto 10. Sulla barra invece andiamo a caricare 85 kg per i ragazzi, 60 per le ragazze nel caso dell'RX, poi 70-50 per gli intermedi e 35 invece per i newbie. Ovviamente utilizzeremo il tempo del riposo per cambiare il peso sul bilanciere. Di nuovo 4 minuti di recupero e ripartiamo. 400 metri di corsa, i burpees diventano solo 5 e questa volta abbiamo un carico decisamente più stimolante, quindi 100 kg per i ragazzi, 70 per le ragazze, 80-60 per gli intermedi e 60-40 per i newbie. Per quello che riguarda i newbie e gli intermedi, probabilmente io come carico non darei un'indicazione stringente. Probabilmente per chi è magari già in una buona condizione di fiato, se vogliamo, ma ancora non ha una padronanza di carichi di un certo tipo, soprattutto in ottica max effort, magari conviene mantenere sempre un approccio crescente sul peso, ma dare un riferimento magari un filo più basso. In ogni caso, un workout molto divertente che sono sicuro vi gusterete fino all'ultima ripetizione. Buon lavoro ragazzi!